Con le mie musiche, il secondo degli eventi speciali della stagione artistica 2023 di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, il poliedrico attore, cabarettista e musicista barese Gianni Ciardo ha celebrato i suoi 50 anni di carriera. Il suo amore per i Beatles, i grandi cantautori italiani e persino il Pulcino Pio. C'è tutto questo e molto di più nel percorso di vita, come ha descritto al suo pubblico l'artista stesso in un racconto divertente ed insolito. Gianni ha suonato, cantato e accennato motivi della storia musicale degli ultimi 50 anni con il suo solito e inconfondibile humor. Qualsiasi suono diventa musica. E io ho preso molto spunto dai tam-tam, che è stato il primo strumento a essere suonato, e a collegare e a trasmettere. Con il tam-tam si trasmettevano le parole addirittura. E beh, io ho preso spunto, infatti ho cominciato a suonare la batteria. Il dialetto tutti lo sanno parlare, tutti lo saprebbero parlare, tutti lo potrebbero parlare. Però anche lì io ho preso i suoni, e i suoni cambiano, no? Allora, se a Bari si dice uè, a Carbone, per dire, sembra di andare nello Zaire. E il mio è prestigioso come fatto di essere venuto qui a Palazzo Beltrani, perché è un posto che dà e c'è gusto e soddisfazione a fare qualunque cosa. Abbiamo cercato di mantenere sia una cifra culturale alta con tutte le contaminazioni del jazz che stiamo vedendo in queste serate, con un teatro ricco sia amatoriale, ma adesso man mano, partendo con Gianni Ciardo, entriamo anche in un'altra fase e a breve annunceremo anche altri spettacoli teatrali, passando anche per il teatro civico, teatro appunto quello che fa riflettere, quello un po' più impegnativo. È un compito, è una missione, è quasi una responsabilità dover dare un'offerta sia leggera, sia simpatica, ma anche incidere poi su determinate forme artistiche che sono magari un po' più ricercate, quelle che vengono chiamate di nicchia, ma poi di nicchia alla fine non sono, meritano attenzione e meritano anche che di ritrovarsi all'interno di questo contenitore culturale, la cui anima cerca sempre di esaltare al massimo quella che è l'arte a tutto tondo. È una fregata.